cose che si dà la mattina dopo le nostre cose. Se lo stesso morte il treno, chiamato, facessi la tua parte, eccetera, eccetera. Quest'anno, tutti sbilanciato dall'inizio, adesso è il momento che la grande persona è la bocca buona per diventare un nuovo invece anche di partito. Speriamo, lo spero. Faccio le prime partite in panchina, adesso è capitata l'occasione e spero di continuare quello che ho fatto in queste tre partite. Spero di continuare a lungo. Io secondo me per una cosa mia, diciamo, personale, non vado mai a esaltare la rivalità che c'è tra tutti e tre, ma come quest'anno anche l'anno scorso, non, è meglio comunque mantenere sempre un certo tipo di rapporto bello e buono con tutti, perché come può capitare a me una cosa negativa può capitare a lui, quindi è così che si fa il gruppo, quindi alla fine io non ho nulla contro di lui e lui nulla contro di me. Abbiamo un buon rapporto di amicizia in camera, siamo per scelta nostra, siamo insieme, quindi non c'è nessun tipo di rivalità. Che ci ha detto dopo me? No, mi ha fatto dopo me, è venuto negli spogliatoi e mi ha fatto i complimenti. Sì. Senti, minuto 90, Lecce Catanzaro 0-0, un attaccante di buona versione, tu fai quella parata pazzesca, che è stato il risultato, è stata la partita, ce la spieghi, cosa hai provato, cosa hai, come l'hai ragionata e che cosa hai provato subito dopo? C'è stata una ripartenza della Casertana, su un attacco nostro c'è stata una ripartenza della Casertana, dopo mi ricordo che il giocatore che era ha messo una palla lì dentro, Cosenza non ci è arrivato, anzi l'ha sfiorata di quel tanto che non ha fatto arrivare neanche l'Epore sull'impatto col pallone, appena stoppato la palla sinceramente stavo andando da tutt'altra parte, appena stoppato la palla ho capito che calciava lì e sono andato a occhi chiusi. E dopo? Avevi subito capito l'importanza dell'intervento di fatto? Sì, però l'azione, la palla non è uscita e siamo ripartiti, quindi speravo che l'azione nostra andava a buon fine, però non è successo. Senti, invece al termine dell'incontro Cosenza ha fatto un appunto su quella che è la fase difensiva del Lecce, tu che dalla porta la vedi meglio di tutti, che cosa ne pensi di queste piccole dritte che sono state sull'aspetto difensivo? A Lecce diciamo che si critica un po' su tutto, non sta mai bene niente, però secondo me abbiamo dimostrato che in queste due partite non abbiamo mai subito gol e diciamo mai attacchi pericolosi, cioè non mai quello di domenica al 90esimo, però sta andando, è una fase che il mister sta curando tanto e sta andando crescendo. Chiunque giochi, si è visto da Mirko, da Drudi, a Cosenza, a Giosa, a Contessa, quindi... Avevi ragione tu alla luce di queste prestazioni o ho avuto ragione invece di te nella tua? Allora, partiamo dalle tre parate. Allora, per me quella che è stata più difficile
è stata quella di Melfi, non il rigore, ma sul colpo di testa che poi dopo è stato annullato per fuorigioco. E quella la metto al primo posto, poi in seguito viene il calcio di rigore e l'ultima quella di domenica con la Casertana. Per quanto riguarda diciamo il posto da titolare, se ha ragione o meno io il Lecce, questo non te lo so dire, perché alla fine io ho un contratto fino al 2018, lo rispetto e quello che accade lo accetto volentieri, e se questa è la strada giusta, meglio ancora. Marco, ti faccio un nome, poi carta bianca mi dici tu. Roberto Vergallo, cosa ti viene da pensare? È stato diciamo una mia pedina fondamentale per il percorso giovanile, del settore giovanile, perché con lui diciamo mi ha cresciuto perché mi ha curato tanti aspetti, sia tecnici scusate, che per quanto riguarda caratteriali, quindi è stato per me molto importante, mi sento tuttora, mi ha chiamato proprio l'altro giorno, sono contento di averlo avuto nel settore giovanile anche in prima squadra. E merita altri palcoscenici. Il Foggia ha vinto, ma il Lecce non deve pensare a queste cose, no? No, il Foggia ha vinto. Noi abbiamo pareggiato, ma noi guardiamo in casa nostra. Il Foggia fa il campionato per conto loro, noi facciamo il campionato per conto nostro. Poi alla fine alzeremo la testa e vedremo le strade. Ma giocare a Martina e giocare a Lecce sono due cose diverse, questo è poco ma è sicuro. Hai più responsabilità a giocare nel Lecce, perché è una piazza comunque ambiziosa che vuole vincere, però sinceramente col passare del tempo forse questa diciamo responsabilità la sento meno sulle mie spalle. O perché sto crescendo io, diciamo, o perché la piazza dei giocatori, i miei compagni, mi stanno mettendo nelle condizioni di poter fare bene. Però Marco, vedere 12.000 persone, sentirsi la curva alle spalle che ti incoraggia, è una sensazione bellissima. Non ci sono parole per dire. Quando giochi sotto la curva sud vedi un muro davanti.